Escluso nella sentenza di primo grado, il ruolo dell'Ndrangheta è stato invece affermato nella sentenza della Corte d'Appello di Milano sull'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, sfociata nell'operazione Gaia. L'indagine aveva riguardato i locali, le discoteche e la gestione dei buttafuori anche nel territorio comasco. Per 3 dei 17 imputati, i giudici della Quinta Sezione Penale di Milano hanno riconosciuto l'aggravante dell'associazione mafiosa, come richiesto dall'accusa. Nel complesso, le condanne sono state 15. 2 imputati, come già in primo grado, sono stati assolti. Le condanne vanno da un minimo di 1 anno e 1 mese a un massimo di 17 anni e 9 mesi. Le accuse sono a vario titolo: di associazione per delinquere di stampo mafioso, estorsione, porto abusivo di armi, ma anche di traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Al termine del processo di primo grado, 16 imputati erano stati condannati, ma senza l'aggravante che riguardava l'appartenenza all'Ndrangheta, contestata a 4 degli indagati. La Corte d'Appello ha invece riconosciuto l'aggravante dell'associazione mafiosa per Luca Vacca, residente a Mariano Comense, e per Umberto e Carmelo Cristello, residenti a Seregno e Cabiate. Le condanne sono rispettivamente a 9 anni e 5 mesi, 17 anni e 9 mesi e 9 anni. Non è stata invece accolta la richiesta di aggravante su alcuni dei reati contestati e le pene sono state in parte ridotte rispetto al primo grado. L'indagine ruotava attorno allo spaccio e alla gestione dei servizi di sicurezza dei locali notturni, discoteche e pub, tra le zone di Como, Erba, Cantù, Monza e Milano. Preannuncia il ricorso in Cassazione l'avvocato Simone Gatto, difensore di Luca Vacca. È logico che un soggetto venga assolto dall'accusa di essere andranghetista e condannato per estorsioni aggravate dal metodo mafioso in primo grado e poi in appello assolto dall'aggravante del metodo mafioso ma non dall'associazione, si chiede il legale. Continua il balletto sulle accuse legate all'affiliazione all'Ndrangheta. È chiaro che è un giudizio contro il quale ricorreremo. Occorre fare chiarezza.